Ciao a tutte ragazze, oggi voglio farvi vedere alcuni prodotti di un marchio, scusate, del quale non ho mai provato nulla, che si chiama IT Style. E, in pratica è un negozio che come arredamento, come stile, è identico spiccicato a Kiko. I prezzi sono più o meno uguali, forse qualcosina un po' più alta. E quindi ero curiosa di vedere, provare qualcosetta. Ho preso solo 4 cosine, mi sono contenuta molto, anche perché non è che ci fosse chissà quale scelta di prodotti strani. Sì, begli ombretti, bei colori, ma li trovi anche identici da Kiko o di altre marche. Per cominciare, il prodotto, proviamo, iniziamo con questo, è questo qui, che era il primer occhi, Perfect Eye Primer, eccolo qua. Sono 11 ml, confezione in vetro, molto carina, tappino in nero satinato, vabbè. E l'ho preso perché il colore e la coprenza erano molto carini. Lì c'era il tester, quindi l'ho provato sulla mano e devo dire che mi era piaciuto molto, perché dà una bella coprenza. Se messo abbondantemente, questo qua, se messo comunque uno strato abbastanza abbondante, da abbastanza abbondante, si può sentire? Aspettate, così ve lo faccio vedere. Ecco qua, messo generosamente, dà un bel effetto, a parte luminoso, rosatino, copre abbastanza le venuzze degli occhi e mi è capitato di usarlo anche da solo. Ed è molto carino perché dà una bella luce. Come primer lavora molto bene. Unica pecca, secondo me, è la consistenza. La consistenza è un po'... vedete, tende a fare i grumolini. È un po' troppo densa, un po' troppo viscosetta. Però lo applico un pochino col dito, poi lo sfumo con un pennello pulito morbido. E diciamo che alla fine si riesce a stendere bene, però non è immediato, non è così fluido da applicarsi velocemente. Comunque questo qui era molto carino, il prezzo era di una decina d'euro, 9,90, insomma una decina d'euro, ed è questo qui. Poi avevano un primer per le labbra, che dovrebbe essere tipo quello che cancella il tuo colore, poi sempre rosino anche quello. E poi non mi ricordo, vabbè, insomma, questo qui, il marchio è questo, IT Style, eccolo qua. Quindi sì, è carino, spesso mi è capitato di usarlo da solo come ombretto in crema, perché comunque è luminosino, un po' di matita e via. Carino, lo sto usando da un po', niente di eclatante, ma è carino. Dopo ho comprato questa qui, che è un matitone occhi labbra, questo è il numero 3 ed è un marroncino, questo è il dietro, è un marroncino, come definirlo? Un marroncino perlato neutro, che secondo me c'è anche un po' di viola di base, ma comunque quando la luce ci batte in un certo modo sembra anche violetto, ed è questo qui il colore. Era un colore molto carino perché mi piace sia sulle labbra che sugli occhi. L'ho usato sugli occhi, devo dire che dura a lungo, non va nelle pieghe e ti dà il tempo di sfumarlo, perché comunque non è waterproof, quindi diciamo che riesci a sfumarlo un po', e poi una volta sfumato rimane lì buono e tranquillo a lungo. L'ho usato assieme al primer, ora da solo non l'ho mai provato, quindi non lo so, però con un primer sotto lui va benissimo. Il colore è carino, e questo qui il prezzo era di 3,90€, mi pare. Poi, ultime due cosine, non mi sono scatenata tanto, sono due smalti. Gli smalti costavano 2,50€ in offerta come da Kiko, e ho voluto provare. Questo qui è un rosa porcello. È il numero 75 e sono 15 ml. Metti a fuoco? Potresti farcela? Sì. Wow.
Oggi mettiamo a fuoco da paura. Bene, ed è questo rosa porcello. L'ho provato. Vi dico sinceramente, il colore non mi fa impazzire. L'applicazione è abbastanza scomoda perché il tappino è grosso, quindi insomma la stesura non è il massimo della vita. Il pennellino, secondo me, è mezzo storto, cioè è tagliato un po'. Non so se è fatto apposta, ma leggermente. Se è fatto apposta o sono fatti un po' così. Sarai made in Cina anche tu? No, made in Italy, vedi. Volevo vedervi l'inci? Ce lo fanno vedere l'inci? O forse stava lì? Ah no, c'è qua sotto. Aspettate che gli do un'occhiatella se vi interessa. Non mi pare ci siano cose terribili. No, 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 non c'è toluene. Toluene. No, non c'è. Non c'è canfora. Insomma, diciamo che le cose più schifosette che si trovano negli smalti non ci sono. Ecco qua. Ecco, il colore non mi fa impazzire. L'applicazione. Bah, l'asciugatura è buona. Per avere una copertura decente devi fare almeno due passate, se non tre. Quindi, insomma, gli smalti non. Almeno questo rosa porchetto non mi è piaciuto tanto. E poi questo qui, ho preso questo qui che è un marroncino cioccolato, è il numero 36. Questo qua mi sa che faceva parte. Aspettate che non metto la zampa, non metto a fuoco. Questo qui faceva parte della collezione, credo, estiva. Eccolo qua. Della collezione estiva ed è un bel marrone cioccolato. Questo qui messo il colore mi piace molto, però stesso film, il tappino è gigante, quindi insomma metterlo è abbastanza scomodo. No, vabbè, smalti sicuramente non ne riproverò perché niente, l'applicatore non mi piace. Non mi piace il pennellino. Questo c'è il pennellino ancora più fino, più sottile. Poi non so, è a gusto, magari vi piace il pennellino un pelo più sottile, non lo so, a me non fa impazzire. E niente, basta. Gli smalti quindi erano in offerta a 2,50 euro. Ora non lo so più a quanto saranno, ma secondo me non ne vale la pena. Però poi, per carità, ognuno libero di provare. Anzi, se provate, ditemi che ne pensate. Magari, boh, non vi piacciono. O magari secondo voi sono buoni rispetto ad altri. Non lo so, vedete voi. Però se vi posso darvi un consiglio, eviterei quasi tutto di questa marca. Non è niente di eclatante. Trovate le stesse cose da Kiko a un prezzo un po' più basso. No, non, forse se dovessi fare un resoconto di questi quattro prodotti, non credo che ne ricomprerò neanche uno. Niente, mi strozzo oggi, muoio. Un saluto anche da Greta, che sta qui ovviamente protagonista nei video. Vi mando un bacione e ci vediamo alla prossima. Ciao!